sento italiano. Ma per fortuna, purtroppo, per fortuna, purtroppo, per fortuna lo sono. Una società che era un carrozzone mangia soldi e oggi un modello di gestione oculata. L'amministratore unico di Sicilia e Servizi presenta i risultati del suo lavoro così. Ma così non la pensano i magistrati della Procura di Palermo che hanno indagato Antonio Ingroia per peculato. Secondo l'accusa, tra il 2014 e il 2016, l'ex pubblico ministero antimafia, poi sceso in politica, avrebbe percepito rimborsi di trasferte per 30.000 euro comprensivi di trasporti, vitto e alloggio, nonostante per gli inquirenti fossero rimborsabili solo i soldi spesi per il viaggio. Ingroia è stato sentito dai magistrati questa mattina. Io ho fatto risparmiare decine e decine di milioni di euro a questa società. Qualsiasi manager in Italia e in ogni parte del mondo si pagherebbe altro che l'indennità di cui stiamo discutendo. Sotto inchiesta è finita anche l'indennità di risultato che Ingroia ha percepito. Secondo la procura, a fronte di un utile di 33.000 euro, l'amministratore si sarebbe liquidato 117.000 euro, somma che avrebbe portato a... Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. Berlusconi, questo lapsus. Bersani, Bersani. Ma la vedrete perché da dove nasce il lapsus. Bersani candida Piero Grasso. Il collega Piero Grasso, che è colui il quale nel maggio 2012 voleva dare un premio al governo Berlusconi per essersi distinto come governo che faceva la lotta alla mafia, che aveva più meriti nella lotta alla mafia. Il procuratore Grasso, che voleva dare il premio speciale a Silvio Berlusconi e al suo governo per la lotta alla mafia, che è lo stesso procuratore nazionale antimafia, diventato tale perché scelto da Silvio Berlusconi come procuratore nazionale antimafia in virtù di una legge che il governo Berlusconi approvò, una legge con la quale venne escluso dal concorso Giancarlo Caselli, colpevole Caselli di avere fatto i processi alla politica per i rapporti fra mafia e politica. Noi invece candidiamo il figlio di Pio La Torre. Credo che in questo si veda la differenza fra le scelte della nostra lista e le scelte del PD. Voi avete due compagni di strada a proposito di etica. Uno è un magistrato che si è dimesso dalla magistratura un secondo prima che venisse espulso, e parliamo di De Magistris, se questa è storia nota, un secondo prima che venisse espulso dalla magistratura, sospeso dalla magistratura in quanto pessimo magistrato, no? In quanto pessimo magistrato, in quanto pessimo magistrato. Anche su Dell'Utri c'è un procedimento aperto. Anche su Dell'Utri c'è un procedimento aperto. I vostri sono procedimenti aperti. I vostri sono questi trucchetti. Secondo, no, ma parliamo un attimo di etica. Scusate, secondo, l'altro socio, io mi chiedo, lei, avete chiesto all'altro socio di maggioranza, che è il motivo per cui quella ragazza è rimasta fuori dalle liste, perché nella vostra lista comanda Di Pietro, che è quello che mette i soldi, ma vi avete chiesto la storia delle case, di chiarirla a voi e ai vostri elettori, al magistrato Di Pietro, gliel'avete chiesto? Aspetta, non è finita! Io vorrei capire, anche a proposito di etica,
se vi ponete il problema che il dottor Ingoia non si è dimesso dalla magistratura. E questa non è etica. E a proposito di etica, e a proposito di etica, a proposito di etica, certo, ho fatto Affittopoli, sono molto esperto. E a proposito di etica, mi chiedo se vi siete posti il problema che il dottor Ingroia, in punta di, veramente se fossimo, se ci fossero dei magistrati fiscali come voi, il dottor Ingroia non potrebbe candidarsi in Sicilia, perché a parte la farsa del Guatemala che ha preso per il culo tutti gli italiani, oltre che il Guatemala, ha preso per il culo tutti gli italiani, ma il dottor Ingroia ha svolto degli atti nelle sue funzioni negli ultimi sei mesi che lo rendono incompatibile con una candidatura in Sicilia. No, no. Parlo dell'intervento. Senta, posso farle una domanda? Non è incompatibile. Non è incompatibile. Non è incompatibile. Ineleggibile forse. Non è, no, è ineleggibile. Lei è ineleggibile. Lei se fosse coerente con la sua rigore, lei è ineleggibile, dottore. Senta, a Palermo. Lei è a Palermo. E perché si candida a Palermo? Perché mi pare importante. Essendo capolista. Perché è un mascalzone. Allora, lei... guarda che... La scelta di persone a cui dare del mascalzone, lei davvero ne ha tanta. Ascolti, non ho finito. Ascolti, mi fa parlare. Allora lei ha una lista enorme. Io le chiedo, le voglio chiedere questo. Ma come le viene in mente, come crede di essere credibile, di avere presa? Mi faccia che finire si candida a Palermo che non può. Lei è un uomo, dovrebbe anche essere un signore, lo do per scontato. Io sono una donna, faccia finire di parlare. La ringrazio molto. Prego. Allora, ristabiliamo ora ricominciamo dalla domanda. Lei pone dei problemi, come dire, assolutamente inesistenti. Quando lei mi deve far finire di parlare. Perché io non sono in grado di dirle che lei è un cafone. Ha capito? Perché questo non appartiene al mio modo di parlare. Lui ha spiegato, che è ineleggibile a parlare. In questo modo io è ineleggibile a parlare. Sei venuto qui per non farci parlare. Ma dottore, lei è ineleggibile di parlare con lei, io con lei non parlo. Ma lei è leggibile. Con lei non parlo. Ma lei è leggibile. Sono venuto qui per parlare dei contenuti della nostra lista. Di quello che vuol parlare lei. Mi alzo e me ne vado. Ma lei è leggibile a parlare. Ancora! E risponda! Non faccia un lei è leggibile a parlare. Sì, per favore, dai. Capisco che tu capisco che non ho. No, perché è venuto qui per provocare. Ma non provoco, le faccio una domanda. È venuto solo per questo lei. Lei è leggibile a parlare. Lei è un provocatore. Ma lei è leggibile a parlare. Allora, che nel mascalzone, ma è leggibile il mascalzone al dottor Ingroia l'ha dato lei e l'onorevole Mannino, è in buona compagnia. Vabbè. Al via il nuovo anno giudiziario con una cerimonia d'apertura all'insegna della polemica con il centrodestra. Polemica innescata dall'intervento del presidente della Corte d'Appello Mario Buffa, che critica fortemente le riforme della giustizia avanzate dal governo Berlusconi. Le mancate riforme per il penale, che nessuna delle riforme in cantiere sia arrivata a compimento, è stata una vera fortuna. Si trattava di pseudo riforme che non puntavano affatto ad un risultato di giustizia, ma a soddisfare solo esigenze personali. Riforme che, se approvate, avrebbero portato al successo, come ho detto lo scorso anno, il meritato attacco all'indipendente esercizio della giurisdizione e dal sovvertimento dei principi fondamentali del costituzionalismo moderno che sono alla base della nostra democrazia. Dalla prescrizione breve al processo lungo, dall'intercettazione alla legge Bavaglio, servono riforme vere, dice Buffa, e servono maggiori risorse umane che mancano nei nostri tribunali. Pronta arriva la risposta del centrodestra. Si astengono dall'intervento l'onorevole Luigi Vitali e il presidente della provincia di Lecce Antonio Gabellone e dura ai nostri microfoni l'onorevole Alfredo Mantovano, ex sottosegretario all'interno, che parla di un intervento degno di un comizio di Beppe Grillo.
Quello che ho ascoltato è stato un comizio frutto di un'ossessione anti-berlusconiana. Se si continua con discorsi che si attagliano più allo spirito e alla sostanza di Beppe Grillo che non a quello di un presidente della Corte d'Appello. Parlare di riforma della giustizia secondo me è giocare con le parole, quasi una presa in giro. Sarebbe riforma della giustizia se il funzionamento del sistema migliorasse anche solo di poco, cioè se si facesse qualcosa per avere tempi processuali più brevi, perché siano di più i mezzi a disposizione della magistratura per rendere quel servizio che i cittadini hanno il sacrosanto diritto di pretendere. Invece la sedicente riforma della giustizia non migliora niente, niente di niente sul versante efficienza del sistema. I processi, per quanto riguarda la loro durata, non saranno, la durata dei processi non sarà ridotta neanche di mezza giornata, e il livello di efficienza del sistema non salirà neanche di mezzo millimetro. Le cose resteranno esattamente come prima, quindi con uno stato di disservizio molto grave. Allora non è giusto parlare di riforma della giustizia. Oggetto della sedicente riforma della giustizia è un altro. Tutte le misure previste in questo pacchetto di riforma, tutte, per un verso o per l'altro, puntano, secondo me, questa è la mia personale opinione, a mortificare la magistratura, soprattutto i pubblici ministeri, riducendone drasticamente l'autonomia e nello stesso tempo gli spazi operativi di investigazione. C'è una parte della politica che così dimostra di non amare i controlli, è insofferente nei confronti di una magistratura indipendente che, adempiendo le sue funzioni liberamente, anche a questa politica chieda conto, ricorrendo nei presupposti, di eventuali violazioni di legge penale. L'idea che il giudice paghi in tasca propria in caso di errore come la pubblica amministrazione, come la vede? Ma qui voglio leggere perché voglio capire. Non è vero che i magistrati non pagano quando sbagliano, i magistrati hanno una responsabilità penale se commettono reati, hanno una responsabilità disciplinare che funziona nonostante le cifre un po' a capocchia che vengono diffuse in giro da chi è interessato a far conoscere appunto cifre non corrispondenti esattamente alla verità, hanno una responsabilità contabile anche se filtrata da un intervento dello Stato. Si può fare di più e di meglio. Attenzione però che è una materia delicatissima, perché esporre, se non si trova il giusto punto di equilibrio, la magistratura alla bufera che strumentalmente può essere scatenata da potentati economici, politici o d'altra natura, significa mettere a repentaglio la serenità dell'esercizio della giurisdizione e quindi l'autonomia stessa della magistratura. Il clima è continuamente avvelenato da questa contrapposizione che non ci dovrebbe essere, ma non perché la politica non riconosce né il valore del lavoro della magistratura, è indubitabile, né l'autonomia, la cosiddetta, perché ogni volta che facciamo qualche riforma si dice ma si vuole, come è stato detto dal dottor Ingroia, anche attraverso la riforma minare la obbligatorietà dell'azione penale, indebolire la magistratura, isolarla così come era stato fatto per Falcone. E questo esempio poi mi colpisce molto, perché in realtà Falcone, e lei lo sa meglio di me, dottor Ingroia, non è stato isolato dalla politica, Falcone è stato isolato dalla magistratura. Allora questo bisogna dirlo in maniera forte. Grazie, vi ringrazio molto per il vostro invito.
per dare il mio contributo di riflessione su temi che credo sempre più centrali nel nostro paese, questione criminale e questione giustizia. Un invito che dal segretario Diliberto, che ho accettato molto volentieri, pur prevedendo le polemiche che mi potrebbero investire per il solo fatto di partecipare oggi qui ed essere qui. Ma mi è già accaduto, di essere investito da polemiche per il solo fatto di aver partecipato a una manifestazione a Piazza del Popolo qualche mese fa, organizzato soltanto per difendere la Costituzione, e sono ben contento di vedere la difesa della Costituzione come punto di riferimento che avete scelto per il vostro congresso, perché io ho giurato sulla Costituzione democratica e la difendo sempre e sempre la difenderò, e anche a costo di essere appunto investito da polemiche ogni qualvolta intervengo per difenderla. Oggi sono qui con lo stesso spirito e quindi vi ringrazio, in particolare il segretario Diliberto, ma tutti voi ovviamente, per l'attenzione dimostrata oggi e sempre su questione criminale e questione giustizia, sul tema dell'autonomia e indipendenza della magistratura, sul tema della lotta alla mafia, e questo filmato che avete mandato in onda è sicuramente ancora una volta di grande emozione per tutti. Mi diranno che un magistrato deve essere imparziale, io sono d'accordo, un magistrato deve essere imparziale quando esercita le funzioni, e non sempre purtroppo avviene con alcuni magistrati, con una certa magistratura abituata a frequentare certi salotti e poi a dimostrarsi forte con i deboli e debole con i forti. Quel tipo di magistratura a me non piace, non piacciono i salotti dei potenti e le stanze del potere, non mi piace frequentarli, sono orgoglioso di essere fuori da certi giri, da certe conventicole, però lo confesso, non mi sento del tutto imparziale, anzi di più, mi sento partigiano, e nel senso più nobile del termine. Partigiano innanzitutto, mi ha fatto piacere sentire poc'anzi l'intervento del vice segretario dell'ANPI, perché sono socio onorario dell'ANPI e sono onorato di essere stato scelto per rappresentare la parte migliore del paese, i partigiani che hanno lottato per un'Italia migliore, molti dei quali sono caduti ma ci hanno dato questa Costituzione. Sono quindi partigiano perché sono un partigiano della Costituzione. In questo non sono imparziale. Tra chi difende la Costituzione e chi la offende quotidianamente so da che parte stare. Tra chi difende il principio di uguaglianza e chi cerca di introdurre quotidianamente nuovi privilegi e impunità so da che parte stare. Fra chi difende l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e vuole più giustizia per i cittadini e chi invece sta distruggendo il senso di giustizia dei cittadini con leggi come quelle sulla prescrizione breve e sul processo lungo, so da che parte stare. Fra chi difende il diritto al lavoro e allo studio e chi lo nega quotidianamente con controriforme della scuola e del lavoro, so da che parte stare. Da magistrato democratico, sto dalla parte della Costituzione, incentrata sull'eguaglianza di tutti i cittadini e sulla tutela dei cittadini più deboli. Ma detto questo, che fare?
Occorre resistenza costituzionale, ma credo che non basti la sola resistenza costituzionale. Siamo in una fase estremamente critica e in crisi lo Stato di diritto democratico nei suoi capisaldi. La Costituzione è sotto assedio, nei suoi nodi nevralgici. È sotto assedio il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, il principio di uguaglianza giuridico formale e ancora di più il principio di uguaglianza sostanziale. Tutta la legislazione in materia penale e di giustizia oggi tende a consacrare definitivamente il principio di diseguaglianza. È in crisi il principio della separazione dei poteri, su cui si fonda lo Stato di diritto, accentrando tutto nelle mani del potere esecutivo. Sono in crisi il diritto al lavoro, il diritto alla salute, all'ambiente. È in crisi la libertà di informazione sotto assedio con la legge sulle intercettazioni, con la quale si punta a limitare ulteriormente la già asfittica libertà di informazione che abbiamo. Libertà alla ricerca scientifica, devo continuare, l'elenco purtroppo è lunghissimo. E la Costituzione materiale è già lontana, troppo lontana dai principi più progressisti della Costituzione formale, dentro un processo di riassetto dell'architettura istituzionale che deve preoccuparci. Un riassetto che vuole sfigurare lo Stato democratico disegnato dai padri costituenti, che vuole concentrare il potere nei mani di pochi, immuni da ogni controllo, in una verticalizzazione del potere istituzionale concentrato verso il potere esecutivo, che vuole trasformare il Parlamento, e in parte lo ha già trasformato, in un notaio che prende atto di decisioni altrui, mortificando anche il controllo di legalità di ogni luogo di resistenza istituzionale, mortificando il controllo di legalità della magistratura, in cui i magistrati vogliono essere trasformati in meri esecutori di ordini per leggi spesso ingiuste, spesso incostituzionali, indebolendo tutti gli altri poteri di controllo, perché insofferenti non solo al controllo giudiziario ma anche al controllo di costituzionalità della Corte Costituzionale. Non a caso ci sono progetti di riforma della Corte Costituzionale, indebolendo il ruolo di controllo del Consiglio Superiore della Magistratura e di tutela dell'autonomia e indipendenza della magistratura, indebolendo il ruolo di controllo dell'informazione libera e così via. E tutto questo accade mentre, al di là della propaganda autopromozionale che tende a proporre una mafia in ginocchio, enfatizzando l'esito di pur importanti operazioni di polizia, ma addirittura sottraendo a quegli uomini delle forze dell'ordine, che sono gli unici artefici e meritevoli di quelle operazioni antimafia di cui si parla, e attribuendo al governo chi non ha questo merito.